Più equità e sostenibilità sono i capisaldi della protesta che ha portato la CISL padovana in piazza oggi contro i mancati tagli ai costi della politica nella manovra economica e finanziaria. Una protesta condensata in un documento consegnato al prefetto in cui vengono delineate quelle che per la CISL sono priorità imprescindibili ed inderogabili, dalla riduzione dei costi della politica e dall'eliminazione dei privilegi alla razionalizzazione del sistema Stato-Regione-Province, città-metropolitane-comuni in chiave istituzionale, amministrativa ed organizzativa, dalla riforma del fisco al rilancio dell'economia e dello sviluppo territoriale, fino alla centralità delle politiche sulla non autosufficienza. Punti declinati anche in chiave locale. Primo, creare un osservatorio a livello provinciale sui costi della politica e sull'insieme degli incarichi in tutte le aziende pubbliche. Secondo, l'invito a tutti i comuni che adottino il protocollo con l'Agenzia delle Entrate per una lotta a livello di singolo comune sull'evasione fiscale. Terzo, un invito a tutte quante, a tutti i direttori generali, le ULS, ma anche alle conferenze dei sindaci, a che ci sia un altro osservatorio, quello per monitorare la situazione di non autosufficienza. Oggi noi non abbiamo il dato dei non autosufficienti, non si sa quanti siano nel territorio. Al di là delle strategie e delle pianificazioni, rimane lo sdegno per una manovra che continua a mantenere antichi privilegi di casta e che continua a pesare sulle tasche e sui bisogni delle classi più deboli, a partire dai pensionati. Ancora una volta purtroppo il governo ha dato segno di cos'è. Noi avevamo chiesto un occhio di riguardo per i pensionati lavoratori e pensionati soprattutto. Al contrario, non danno neanche l'esempio di tagliarsi i privilegi e questa è una cosa che non va giù. Inoltre tagliano ancora trasferimenti ai comuni, alle province e alle regioni. Questo ricadrà sempre sui poveri pensionati soprattutto. La politica deve fare un passo in più e deve fare pagare chi realmente deve pagare. Non possono pagare sempre i soliti, questa è la mia arrabbiatura. E ora che quando fanno la manovra, quando hanno bisogno di soldi, non vadano sempre ad attingere dai pensionati e dai lavoratori. Devono pensare a cedere qualcosa anche loro. La regola vale anche per loro, quella IMSS, e aiutiamo i deboli.